Open Day all'Anfas di Rivarolo Canavese ieri, mercoledì 28 marzo, giornata in cui la struttura apre le porte all'intera collettività con l'obiettivo di sensibilizzare, promuovere e informare sui temi della disabilità intellettiva. Quest'anno la giornata ha assunto una connotazione particolare. Le Anfas di tutta Italia hanno festeggiato 60 anni di lavoro e impegno in favore delle persone con disabilità, così come ha annunciato il vicepresidente della comunità La Torre, Giandario Storace. 60 anni fa Anfas nasceva a Roma, perciò oggi stiamo festeggiando il 60esimo, il compleanno del 60esimo di Anfas, Anfas tutta. Pertanto ti chiedo un altro applauso per questo avvenimento della nostra società. 60 anni fa la nostra fondatrice, dottoressa Menegotto, a Roma, in sottoscala, come scritto nella nostra storia, con una scrivania, ha raccolto un gruppo di famiglie che non sapevano cosa fare. Noi possiamo immaginare 60 anni fa cos'era la disabilità. Per quello che comincio di lì, da 60 anni fa. Cos'era nella scuola? Non c'era inserimento, il mondo del lavoro meno che meno. E non c'erano strutture, i ragazzi normalmente 60 anni fa, da quello che leggiamo negli annali, o erano ricoverati in reparti psichiatrici o in istituti. Le famiglie o si tenevano a casa le famiglie, cominciando lì la grande sofferenza delle famiglie, perché averci per sempre e continuativamente ragazzi fragili, ragazzi in difficoltà, possiamo immaginare. Pertanto oggi siamo a 60 anni e qui, in questo locale, che poi vi illustro e che anzi speciale poi vi spiegherò meglio, credo che compiamo veramente i 60 anni, no? Nel senso che da quello che era a quello che oggi significhiamo di fare. Per quello che ho voluto inaugurare questi laboratori proprio nella giornata di oggi, che per me hanno un senso particolare e credo per tutti voi. Logicamente non ho un punto d'arrivo, non un punto di partenza, perché dobbiamo guardare avanti, il percorso fatto ci ha insegnato tante cose e ce ne sta insegnando, ma noi dobbiamo guardare veramente a cosa tra 60 anni potrà essere la persona con disabilità. Tenete conto che oggi i 60 anni si stanno festeggiando in tutta Italia, perché appunto tutte le strutture associative, tutti gli enti di Anfas oggi fanno un'iniziativa o iniziative secondo le varie situazioni locali, che si concluderanno alle ore 17, con un brindisi che tutta Italia farà alle ore 17. Si è stata scelta quest'ora del pomeriggio, ecco, che solitamente è l'ora del tè, ecco, noi magari ci vediamo un po' di prosecco che è meglio. Per l'occasione è stato inaugurato un nuovo spazio riservato agli ospiti della casa per favorire l'autodeterminazione, progetto che ha illustrato il referente Anfas Elio Spezzano. Questo laboratorio, prima di tutto, abbiamo fatto un lungo lavoro per cercare di cambiare il nome laboratorio. Cioè, questo può sembrare... Perché si chiamava si laboratorio. chiamavano laboratori. Cioè, noi per una vita abbiamo inteso tutte le attività che sono state proposte alle persone che frequentano la comunità come i laboratori, le attività. Che cosa c'è nata come idea con Storace? È importantissimo. C'è nata l'idea di costruire uno spazio, mettere a disposizione uno spazio alle persone che vivono e frequentano la comunità che abbia una sua forma diversa, una natura diversa. Non è stato così semplice, nel senso che ci abbiamo messo un po' per ragionare, però da dove siamo partiti? Siamo partiti dall'importante adesione che abbiamo sempre fatto al progetto Io Cittadino, un progetto di Anfas che ci ha portato a fare dei lunghi ragionamenti con dei nostri autorappresentanti come Matteo, come tutti gli altri ragazzi, c'è Bruno, Vito, Concetta, sono tutte persone che hanno studiato insieme a noi questo, quest,
tutta la filosofia del progetto di cittadino, quindi i diritti delle persone con disabilità basati sulla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Come si lega questo spazio? Questo spazio si lega perché a un certo punto si arriva a ragionare che bisognava trovare un luogo dove ci fosse la possibilità di autodeterminarsi, la possibilità di essere indipendenti. E quindi l'attività, laboratorio, questo e quell'altro, erano un po' vecchiotti con la definizione. Siamo arrivati a chiamare questo luogo, e ve lo spiegheranno gli educatori delle comunità, circolo. Perché circolo? Circolo perché è un luogo di aggregazione dove le persone stanno insieme, si scambiano e mettono le idee. Questo è stato l'obiettivo principale di questo spazio. E poi una cosa importante vorrei dire, che oggi è il compleanno di ANFAS, di solito si è abituati a ricevere un dono, quindi siamo noi che riceviamo un regalo per il compleanno della nostra associazione. In realtà la nostra associazione anche oggi, qui l'ANFAS di Rivarolo, cosa fa? Restituiamo noi un dono alle persone che vivono e stanno qui nella nostra comunità, che è questo luogo. Questo luogo ha una sua storia, nasce da una serie di idee, di iniziative, di spunti, di cose che vi faranno vedere gli educatori, perché loro sono gli educatori delle comunità, del centro di uno, del gruppo appartamento, sono tutte persone che lavorano quotidianamente insieme a, ripeto, non voglio dire ragazzi, persone, niente, insieme a Concetta, Bruno e tutti gli altri che sono qui. Presente alla cerimonia il sindaco Alberto Lo Stagno. È per me un piacere essere qua, anche collegandomi alle parole che ha appena detto il dottor Storace. Noi oggi festeggiamo i 60 anni dell'ANFAS. 60 anni fa l'Italia intera, in modo particolare il nostro territorio, non era preparato per una mentalità che era molto chiusa dal punto di vista del guardare verso le persone con disabilità. E io ricordo, perché ahimè non sono più tanto giovane, proprio qua a Rivarolo, che non 60 anni fa ma 45 anni fa, quando è nata l'idea, grazie all'ANFAS che aveva deciso di acquistare i terreni della parrocchia, perché i terreni erano di proprietà della parrocchia, questi terreni dove oggi c'è questa bellissima struttura. Ebbene, io ricordo che sono stati fatti dei passi da giganti da 45 anni fa ad oggi, perché allora, 45 anni fa, e lo ricordo benissimo di averlo visto con i miei occhi, qua fuori c'erano le contestazioni con delle persone con i cartelli che scritti a caratteri dubitali: non vogliamo il ghetto a Rivarolo. Era considerata questa roba, questa struttura, è come se fosse stato come un ghetto. Quindi tu pensa quanti passi avanti sono stati fatti e come è cambiata la mentalità, per fortuna. Allora si pensava veramente che mettere delle persone con dei problemi insieme fosse una cosa da non fare. E invece, infatti, grazie naturalmente a chi ha creduto in questo, quindi naturalmente alla dirigenza, ma anche a tutti gli operatori che hanno lavorato in modo egregio in questa struttura, hanno fatto capire a tutti, e adesso più nessuno pensa a quella cosa lì, hanno fatto capire a tutti che non era così e i risultati parlano chiaro. Quindi veramente grazie per il lavoro che avete fatto in questi anni a Rivarolo, per quelli che fate a livello nazionale, perché Giandario Storace è responsabile anche di altre strutture in Italia, e quindi di questa bellissima opera che fate a favore dei disabili, per far sentire non disabili quelli che qualche disabilità hanno, ma li fate sentire tutti uguali, e questa è veramente una cosa bella, e oggi avete dato la dimostrazione ulteriore con l'apertura di questa nuova sala.